La leucemia mieloide cronica è una delle patologie che negli ultimi 10-15 anni ha subito una vera e propria rivoluzione nella sua cura, e noi ne parliamo per quanto concerne le novità, soprattutto le novità provenienti dal congresso americano, dall'ASH, che si è svolto nel mese di dicembre a San Francisco, col professor Angelo Michele Carella, capo del Dipartimento di Ematologia presso l'IRCCS San Martino East di Genova. Il professor Carella è uno dei due coordinatori del post-ASH, un evento molto importante che ogni anno fa appunto il punto della situazione su quello che è emerso al congresso americano. Allora, professor Carella, incominciamo dalla biologia della malattia, della leucemia mieloide cronica. Cosa sappiamo di nuovo? Ma direi che oggi noi conosciamo i fini meccanismi che sottendono il processo leucemico. Sappiamo che dalla traslocazione di pezzi di cromosomi viene fuori il cosiddetto cromosoma Filadelfia, che è una traslocazione fra i cromosomi 9 e 22. Da questa traslocazione si genera un gene che si chiama BCR-ABL, il quale è in grado di attivare una chinasi, una tirosino-chinasi, che in parole povere riesce a mettere in movimento tutto il processo della proliferazione dei globuli bianchi, dei leucociti. Bene, la novità importante è che non solo oggi noi conosciamo questi meccanismi, ma siamo stati in grado di inibire questi processi che portano alla leucemogenesi. E questa inibizione è stata fondamentalmente operata da un farmaco messo a punto circa 12 anni fa, che si chiama imatinib, e questo farmaco ha veramente cambiato la storia della malattia. Bene, poi imatinib è stato il primo, appunto quello che ha aperto la strada, poi ne sono arrivati gli altri, la seconda generazione, la terza generazione. Ecco, nell'insieme queste terapie oggi che prospettive di cura danno ai malati? Si parla anche addirittura di guarigione in certi casi, ecco, è vero questo fatto? Allora, l'imatinib resta ancora il farmaco contro cui si stanno confermando altri farmaci nuovi, in particolare il nilotinib, il dasatinib e l'ultimo arrivato, il ponatinib. L'imatinib ci ha dato in questi 12 anni dei risultati spettacolari, ma naturalmente sono stati anche dei pazienti che hanno sviluppato delle resistenze. Proprio su queste resistenze sono stati creati degli altri farmaci, come dicevo, il nilotinib, il dasatinib e soprattutto il ponatinib. Ponatinib che riesce ad inibire una mutazione estremamente pericolosa, la cosiddetta mutazione T315 ed altre mutazioni resistente, che da poco è possibile utilizzare anche in Italia. Quindi noi oggi abbiamo un armamentario molto ben definito per poter capire esattamente, attraverso gli studi mutazionali, qual è il farmaco migliore che noi possiamo adottare. E quello che mi è capitato di sentire in qualche convegno, c'è la possibilità di una guarigione, c'è il fatto di poter sospendere i farmaci, è una prospettiva reale oppure ancora, diciamo così, un'ipotesi allo studio? Io cercherei di stare molto attento. Non c'è dubbio che sospendere il farmaco nei pazienti che hanno una remissione molecolare veloce e profonda si può fare, però sono ancora studi che necessitano di verifica, nel senso che i numeri dei pazienti che hanno sospeso la terapia non sono ancora numerosissimi e abbiamo avuto delle recidive, per cui io credo che sarà opportuno attendere ancora un attimo prima di poter dire che ci siamo liberati del clone leucemico. Resta il fatto comunque che questi studi stanno permettendo a molti pazienti ormai da anni di poter aver sospeso la terapia e quindi, come dire, di poter aspirare alla possibile eliminazione della malattia. Bene, prospettive future, ci sono ancora delle possibilità di miglioramento, a suo parere? Beh, all'orizzonte c'è un farmaco che ha una sigla particolare, che sembra essere un farmaco che probabilmente può essere addirittura risolutivo, ma siamo ancora in una fase iniziale di studi, sono delle tecniche nuove di grande interesse, c'è il trapianto allogenico, ovviamente per i pazienti veramente sfortunati, pochi, che non riescono a mantenere la remissione, e tutta una serie di studi sperimentali che stanno mettendo in evidenza delle nuove tecniche di approccio a questa malattia, soprattutto nei pazienti resistenti. Ma di questo ne parleremo al prossimo post-ASH, che, come lei sa, si farà a Genova.